Per la città metropolitana di Torino la partita del PNRR è entrata nel vivo. Il 60% dei progetti finanziati nel territorio sono in fase esecutiva. I progetti ammessi al finanziamento sono 219, per un valore complessivo di 335 milioni di euro. La città metropolitana è soggetto attuatore di 86 interventi per un importo complessivo di 111 milioni, ma cura anche la regia di 133 progetti presentati dai comuni, finanziati con 263 milioni di euro, di cui 234 per i piani urbani integrati e 30 nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Il sindaco metropolitano Stefano Lorusso ha presentato i dati di sintesi di un lavoro che impegna la struttura tecnica e amministrativa dell'ente con il coordinamento dei consiglieri delegati e con una grande attenzione alle esigenze dei territori emerse nei progetti proposti dai comuni. Sicuramente sono state risorse che i sindaci dei tanti comuni, dei 300 e passa comuni della città metropolitana hanno utilizzato per risistemare gran parte del loro patrimonio edilizio. La città metropolitana ha fatto un lavoro di coordinamento, ne siamo davvero molto contenti. Sicuramente un investimento pubblico così corposo sul nostro territorio probabilmente non si era mai visto. Stiamo parlando di oltre 335 milioni di euro veicolati dalla città metropolitana su tutti i 312 comuni del territorio di Area Vasta. Sono investimenti che riguardano le scuole, che riguardano la viabilità, che riguardano la lotta ai cambiamenti climatici, che riguardano la costruzione di nuovi spazi sociali, insomma interventi davvero importanti che probabilmente i comuni, soprattutto quelli più piccoli, non avrebbero avuto la forza di portare a casa senza la regia di città metropolitana e senza queste importanti risorse del PNRR. Siamo molto contenti di essere riusciti a collaborare con gli enti locali in un'ottica davvero di sinergia e di sviluppo delle politiche territoriali, facendo fede a quello che è il nostro documento strategico, quindi Torino Metropoli Aumentata, in un'ottica davvero di innovazione, davvero europea, pensandoci non come un insieme di comuni, ma come una comunità di istituzioni locali unita e coesa che guarda al futuro. Circa il 60% dei progetti sono partiti, quindi insomma siamo molto soddisfatti. Tra l'altro sono risorse ingenti non soltanto di PNRR puro, insomma di quelle gestite in parte da città metropolitana, in parte dai comuni attraverso la regia di città metropolitana, ma sono anche delle risorse di cofinanziamento dei comuni e quindi insomma sui PUI per esempio ai 120 milioni diventano circa 150 milioni totali perché i comuni mettono una parte di cofinanziamento e non solo, c'è anche un fondo BEI dedicato ai privati che intendono investire nell'ambito di questi progetti di PNRR, quindi direi che è tutta una macchina complessa che sta lavorando per l'unico obiettivo che è quello dello sviluppo dei territori.